Salvation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Amici telespettatori, per la rubrica Sporteggiando, oltre all'amico nostro professore Arionte Luigi, che è un grande critico, ma principalmente quando ero ragazzo ha giocato anche a livello quasi agonistico nel Napoli, poi ci sta Angelo Milisciotti, che è un drammaturgo perché così lo chiamano, e quindi noi simpaticamente drammaturgo, ecco, che oltre ad essere uno scrittore di testi di a livello teatrale, ingegnere, ma principalmente è anche un competente di calcio. Appassionato, va? È competente, no, è, qua ognuno di noi è competente. Però posso dire una cosa, l'unica persona che tanti anni fa, quando venne Lozano, disse che era un buon giocatore, era lui. Io mi pensavo che era un broccolo, e lui disse no, quello è veramente un buon giocatore, e questo le deve dare atto all'amico Luigi. Però prima di parlare un po' del Napoli, questa nazionale, che cos'è che non va? La nazionale, sull'enfasi, ha avuto un periodo fulgido negli ultimi tempi, quindi Mancini aveva azzeccato quasi tutto e con un poco di fortuna è stato vinto il campionato europeo. Oggi invece sta peccando di narcisismo. Lui lo sa bene, è una squadra che manca del puntero. Immobile non va bene in nazionale, va bene in club. Belotti non ha acquisito mai un'esperienza, per cui poveretto, nelle gare internazionali si vede come un galletto spaesato. Va vuoto. Quindi non è più un gallo, ma un galletto spaesato. Ma l'errore che ha commesso Mancini nell'affrontare queste terribili due ultime partite che ci avrebbero consegnato la qualificazione diretta è stato quello di non considerare, è uno scarso psicologo. Noi, il nostro buon Giorginio ci ha negato 6 punti, sia all'andata che al ritorno. D'accordo. Allora, il problema esiste adesso a centrocampo, perché se Giorginio veniva considerato come il metro, l'orchestratore, e perché teneva al fianco un giocatore fortissimo che è Verratti, le fortune della nazionale dal punto di vista della impostazione sono quelle di Verratti, né tantomeno il giovane Barella o Barrella, come lo chiamo, che è un impulsivo e non ha ancora acquisito naturalmente quella capacità di autoregolamentarsi, di essere parte integrante nel movimento. E inoltre l'altro giocatore, Locatelli, non sta all'altezza, come pure il giovane Tonali, che ancora manca di esperienza. Un centrocampo costituito invece da Barella con Verratti e Giorginio ha una sua valenza, ma il fatto grave in questo momento è che anche Giorginio vaga per il campo. Giorginio sembra aver smarrito completamente le sue idee, quindi passaggi, passaggetti. Quando una squadra comincia a passare ripetutamente la palla al portiere, significa che non ha l'idea, non ha quel virus eccellente che lo porta all'idea superiore. Se a questo aggiungiamo naturalmente un cattivo utilizzo dei giocatori, Insigne è un giocatorino che può stare solo sulla fascia perché ha uno scatto breve, non ha velocità e né tantomeno il fisico gli consente di poter competere con, specialmente in quest'ultima partita dove i difensori sono alti di 1,90 m, non poteva sfondare. Allora la domanda è questa: perché utilizzare fuori posizione i giocatori?
vada per Berardi, che è l'unico, perché Chiaruggi, come si chiama lì, Chiesa è un giocatore, è fumoso, va bene in una squadra tipo Juve, ma è fumoso. Invece l'ala destra del Sassuolo è più completo, va più dentro. Ma lui ha perso la qualificazione prima di giocare, perché sapeva benissimo che non sarebbe stato capace di segnare un gol, una rete. Aggiungo, che ne pensi? Volevo concludere questo discorso, perché se non hai una punta che possa combattere anche alle spalle, avrebbe dovuto per questa partita convocare un uomo d'aria. Ma pure il Quagliarella, ho caputo che gioca con Quagliarella, o lo stesso Petagna, Faro lì dentro avrebbe reso la squadra più funzionale. Angelo. Professore, come si dice a Napoli, la vittata, io chioso solamente quattro parole per dire che bisogna inquadrare la partita nel momento storico. Purtroppo paghiamo l'assenza di 11 giocatori in questo momento, molti dei quali sono i veri pilastri della nazionale, perché la nazionale italiana si è sempre distinta per una grandiosa, tenacissima difesa. Quando noi perdiamo contemporaneamente Chiellini, Spinazzone e tante altre ottime riserve, diciamo, di primo livello, di prima fascia, che sono, diciamo, la base della nazionale, la base di ogni squadra, la difesa è la base. Poi dopo ci sta il centrocampo e poi viene l'attacco. Ma ogni allenatore sa che si comincia da dietro. Portiere buonissimo, la difesa tenace, forte, fisica, e poi piano piano tutte le... Dunque, paghiamo queste assenze. Ma non solo. Paghiamo la mancanza di fame. Questi giocatori non hanno fame. Giocatori che guadagnano quello che vogliono, che ricattano i presidenti, perché se non mi dai quello che voglio, io me ne vado al Tottenham, me ne vado in Cina, me ne vado a Carovoglia, e i presidenti molte volte devono calare la testa. Io non sono un fan del nostro presidente, però sinceramente, se io fossi nei panni del grande Insigne, io mi ricorderei di essere napoletano e ho detto tutto. Ma io penso che preferirei, quindi, mandarlo. Concludendo, noi paghiamo le assenze, la mancanza di vis, di forza, di fame, della voglia di saltare l'ostacolo e buttare il cuore al di là dell'ostacolo. Ieri sera i giocatori erano tanti bamboccetti, i quali si schiantavano contro questa difesa, come posso dire, ferrea, che poi tra l'altro, se vogliamo paragonarli a una squadra italiana, sono una buona mezza classifica italiana, questi irlandesi, non tengono nessuna grande individualità, però sono una squadra compatta, fisica, forte, davanti al loro pubblico dovevano fare una bella figura e ce l'hanno fatta. Noi invece no. La nostra carenza ieri sera è stata la paura. Noi abbiamo avuto, non c'è stato un solo giocatore che ha tentato il dribbling per creare la superiorità numerica. Nel calcio si vince solamente quando viene la superiorità numerica, quando un giocatore dribbla, salta l'avversario diretto e dà in attacco la superiorità. Io non ce l'abbiamo avuto. Io sono d'accordo col preside, perché assolutamente, giustamente mi sommo a quello che ha detto lui. Fatto capire che Verratti e Giorgini fanno i cosiddetti cross, non è che fanno i passaggini, prima non facevano questi passaggini all'indietro, perdono tempo, non è che noi stiamo facendo 10-0. Ad Angelo, però, tu hai detto una cosa giustissima per quanto riguarda l'aspetto economico. Io penso che è stato tutto sbagliato questo fatto di dare tanti soldi ai giocatori, perché noi dovrebbe ritornare lo sport a livelli, non dico a livello dilettantistico, però una persona che guadagna 10 milioni di euro e mette i piedi, uno che vuole andare in America, in Francia e tutto, io personalmente preferisco più Onas, che oggi c'ha i piedi e c'ha fame, quello c'ha fame. Perché è giovane, vuole arrivare, oggi invece gli altri sono degli arrivati, degli adagiati. Quindi tu che pensi, ora abbiamo la partita contro l'Inter, chi faresti giocare tu? Ma, di giocatori del Napoli, ovviamente. Noi abbiamo un 11. Insigne è spento. Guarda, allora, è vero che Insigne è spento, però
è stato pure utilizzato molto male ieri, perché praticamente Insigne è un ottimo... È stato mandato allo sbaraglio. Non si mette Insigne, io l'ho detto subito, scritto su Facebook, nei social. Insigne è un giocatore che ha un pregio, la fantasia. Lui è l'unico genietto che abbiamo nel Napoli, quello che ti inventa il passaggio, è il nostro Totti, diciamo. Anche che... nazionale, attenzione. Però lo deve fare per come lo sa fare. Lui gioca perfettamente bene sulla fascia sinistra, in tandem con un terzino Spinazzola che era grandioso, si alternavano, si passavano la palla e mettevano in crisi. Poi il lancio di destro a volo di prima, che ha fatto fare tanti gol al nostro bravissimo incursore di fascia destra. Abbiamo visto una sola volta questo lancio. Di Lorenzo è bravo. Sì, però voglio dire, Insigne c'ha questo lancio di prima, e la sua il marchio di fabbrica caratteristica è quello, è la genialità. Se tu lo metti al centro, soffocato da uno se non due giganti, lui è piccolo, non la prende, la vede proprio la palla. Avrebbe potuto fare solamente una cosa, e ci stava riuscendo. Guarda, Mancini ha fatto l'ennesima errore della partita, quando l'ha tolto, perché lui ha fatto entrare Belotti. Insigne si è spostata a sottopunta e stava giocando bene. La squadra cominciava a fare qualche bella azione, qualche manovra veloce. L'ha pigliata e l'ha tolto. Mancini, come si dice a Napoli, Steve Chini sbaglia ieri. Tiene solamente un bel usato, un bel barriere. È la prima volta che vado d'accordo con te. Il calcio è un gioco semplice, anche se non è più un gioco. Quasi matematica. Ma è un business. Ora, se tu hai un solo giocatore che in questo contesto ha delle idee, lo devi utilizzare per l'idea. Nel momento in cui tu l'hai messo lì, a finto centravanti, hai tolto alla squadra la possibilità dell'idea. Bravo. Quindi ha commesso una serie di errori, Mancini. Ma che un allenatore di esperienza non commette mai. E ecco perché ho detto è un narcisista. Cambiando poi sulle fasce, ha cambiato in continuazione, e adesso gioca Bernardeschi, perché poi gioca Chiesa. Posso, preside, una chiosa, ed è questa. Chiedo scusa al pubblico che ci sta seguendo, ma togliere Insigne per mettere Bernardeschi è la negazione del calcio. E non ci sta altro da dire, penso che siamo d'accordo, no? Perché io capisco, se tu togli Insigne per mettere lui, più bravo Insigne, ma mettere un palestrato solamente, che sono quelle, non lo posso definire altro, una specie di wrestler, e poi quello sa fa, non tiene classe, non tiene idee, non tiene niente, togliendo Insigne, che la luce è l'unica ricetta piccola che abbiamo in squadra, non si fa. E ce la facciamo preside per andare a fare il suo campionato? Allora, a differenza di Mancini, Spalletti ha dato una fisionomia ben precisa, ha costruito un asse centrale incredibile con Koulibaly, che ha recuperato, ma ha recuperato non fisicamente, ha recuperato nella testa, ed è ridiventato quel giocatore che ci ha dato soddisfazione. La spina dorsale poi ha trovato, per fortuna, il mediano regista, colui il quale dice: io comando qui, e lui comanda a centrocampo. Non c'è nessun giocatore che possa tenergli testa, perché non è un semplice mediano, è un giocatore di alta classe. Lui addirittura cambia il passo, fa la giravolta, cioè spiazza Gilomark, e poi naturalmente con Osimhen. Quindi tutta la mia preoccupazione adesso, che verrà gennaio, tutta la spina dorsale. Immagina di togliere a un uomo una spina dorsale, diventa un fantoccio. Questa è la mia unica preoccupazione. Si dirà: ma noi abbiamo Demme, ma non ha la forza fisica, la caratteristica e l'intelligenza di Anguissa. Noi abbiamo Mertens, ma Mertens non è il Mertens di 4 anni fa. Abbiamo Petagna, ma Petagna è un giocatore che ha i suoi limiti. A noi andiamo bene perché c'è quella velocità pazzesca di Mertens, che ti cambia completamente il fronte dell'azione. Saltare lungo, e né in questo momento né Mertens né Petagna sono in grado di poterlo dare. No, ma poi posso aggiungere una cosa, che noi nel Napoli attuale, che io adoro, perché
Erano anni che non si vedeva una squadra così fluida, così dinamica, così ben messa in campo, così convinta, così tenace, così vogliosa di affermarsi. Purtroppo, e io lo dico con grandissimo dolore, è una squadra che gioca in 10. Noi giochiamo da un paio d'anni in 10. Noi Mario giochiamo Rui. senza la mezzala sinistra che si chiamerebbe Zelischi. Zelischi, che è un giocatore di altissima classe, però è una classe inespressa perché fa una giocata bella e tre giocate Non ha malamente. continuità. S'adorme, si estrae, si estrae. Com'è quel fatto che chi si estrae dalla lotta è un gran figlio di. E praticamente, Zelischi non per colpa sua, è proprio il fatto proprio di mentalità. Lui Caratteriale. non c'ha, È caratteriale. non, non c'ha il carattere, non ha cuore. C'ha quella classe cristallina che gli permette la giocata sopraffine e poi se ne tira a casa. E lascia il centrocampo a quei due poveretti di Anghissà Che comunque e riescono. di Ruiz, i quali, meno male che a due riescono barcamenandosi, aiutandosi, perché Anghissà gioca per due e quindi supplisce. Ruiz ha cacciato a scienza perché io non me No, l'aspettavo. gli è stato trovato la posizione L'ha trovata adatta. la Lui posizione. esce dall'area di rigore con la palla al piede, cosa che non faceva nessuno. Poi vi ricordate negli anni passati, Ruiz toccava la palla 4-5 volte, si girava Oggi no, pachitermicamente, oggi fa il salutava, passaggio veloce oggi subito. quasi subito dalla palla, ed è questa è una grande intuizione. Se giocassimo in 11, guardate, torno a dire, secondo me la quadratura del cerchio in questo momento, poi quando torna Zelischi, ma in questo momento è Elmas. Siete d'accordo? Elmas lo mettereste. Cioè, il centrocampo a tre, Elmas, Infatti, Ruiz e Anghissà. siamo in chiusura. Anche perché in questo momento Zelischi atleticamente sta Sta giocando. inguaiato. Ma io non dico che noi giochiamo in 10 perché purtroppo la nostra pecca è data dalla fascia sinistra dove Mario Rui per me non è né carne né pesce. E io dicevo agli amici, se noi avessimo oggi un Gulam al 70%, il Napoli vincerebbe il campionato con 10 punti di distanza. Allora, posso aggiungere a quello che sta dicendo? Stasera ci troviamo perfettamente d'accordo, io vorrei. Spero che sia. Ma La a lunga. volo un pronostico per No, voglio dire Napoli-Inter. una cosa a proposito del dualismo Gulam Mario Rui. Allora, tutti quanti mi accusano di essere un denigratore di Mario Rui. Attenzione, io non lo denigro per niente, per me lui è un ottimo giocatore, per certe cose, con le sue caratteristiche. È un ottimo, come posso dire, costruttore, appoggiatore di gioco sulla fascia sinistra, intanto è vero che vediamo che con Insigne a volte le fanno delle belle manovre. Dov'è che casca l'asino? In difesa. Cioè, siccome lui è rasenta, se non mi sbaglio, il metro è È basso, non ce 66-67, la fa a contrastare gli attaccanti. quando io ricordo con terrore, una partita Napoli-Roma dove Dzeko fece due gol al San Paolo, oggi di Maradona, ed era marcato da Da Mario Mario Rui. Rui. Praticamente, Dzeko è 1,90 m e Mario Rui 1,66 m. Cioè, fatevi un po' i conti, quello in più saltava. Ma non è colpa sua, è colpa di chi l'ha messa là e non ha pensato a comprare un idoneo. E quando io dico un idoneo terzino, io non sto dicendo di andare a comprare lo Spinazzola del caso, il grande cursore, il grande campione. Basta un bravissimo giocatore di serie B, fisico ed Lo stanno affamato. prendendo però. Io spero di. Mandanda. Stanno prendendo Mandanda dell'Lille, che è un Mi giocatore di raccontate di 1,80 m. Parisi dell'Empoli, No, Parisi, stanno prendendo 1,84 m. Mandanda, 1,88 m, un giocatore di una velocità. È un Gulam prima figura. Prima maniera. Va benissimo. Allora, io vi ringrazio di questa bellissima chiacchierata. Ci vediamo alla prossima. Grazie, Dicendo grazie, per presto. domenica, come Forza ha Napoli. sottolineato lui, forza là e chi si è strana, puntino, puntino. Puntini, puntini, puntini. Va benissimo, ringrazio Angelo Midisciotti e Luigi Arionte per questa bellissima chiacchierata. Alla prossima.
soon.